Oggi vi voglio parlare perché è importante meditare. Innanzitutto, che cosa significa meditare? È un termine molto antico ed è una pratica molto antica perché viene da tutte le filosofie orientali che sono molto più connesse al corpo piuttosto che noi occidentali che siamo un pochettino più mentali. Però meditare in realtà, cioè che può essere veramente fatto in tantissime modalità, è stare nel qui e ora. Vuol dire riportare l'attenzione al presente, vuol dire stare presenti in questo stato di grazia che è il presente. Perché molto spesso con la mente cerchiamo o in qualche modo inconsciamente andiamo sia nel passato che nel futuro. E mentre facciamo le nostre incombenze quotidiane, quindi laviamo i piatti, facciamo le pulizie, andiamo a lavorare, stiamo guidando, in realtà in tutte queste mansioni la nostra mente viaggia fra il passato, il futuro e poco nel presente. Quindi prendersi dei momenti nella giornata dove io porto attenzione al mio stato di grazia nel qui e ora è veramente utile ed è fondamentale. Innanzitutto parliamoci chiaro per godersi il viaggio, perché se no rischiamo veramente di rimanere intrappolati nel passato se ho il pensiero rimuginativo, o di programmare e di pensare troppo al futuro che non è detto poi che si realizzi per quello che io mi auspico, ok? E quindi allora riportare l'attenzione al presente è quello che mi fa godere il viaggio, ma al tempo stesso mi fa abbassare anche uno stato di ansia, perché il pensiero viaggia ad una velocità spaventosa e se non ho il controllo del mio pensiero, rischio che il pensiero domina me. Quindi tu puoi essere padrone della tua mente o servo della tua mente. Quindi riporta l'attenzione, il focus, rimani in meditazione, prenditi magari un minuto al giorno, inizia con piccoli passi, ma veramente stai nel qui e ora. Seguimi nei miei canali Facebook, Instagram e LinkedIn. E se vuoi maggiori informazioni come acquisire consapevolezza attraverso un metodo specifico che ha aiutato tantissime persone, contattami in privato. Mara Mussoni, coach e formatrice, aiuto e affianco le persone dando gli strumenti pratici affinché possano riprendere la loro vita nelle mani.